Se non ricordo male, questo sarà il quarto video con questa maglietta. Che dici? Oggi abbiamo girato quattro video con questa maglietta. Siamo di ritorno in struttura. Ma questa maglietta che ti fa schifo? Non a me, a chi dice voi fate come il porco, la giornata la riprendete in più. Certo che è così. È vero o non è vero? Ora, ma ci non è vero? Come si dice? Ma ci non è vero? Non lo so. Tu sei il re dei proverbi, io non lo so. Come? Masur? Arrei, ah. Non è vero, ma solo arrei. Scusami, ma io mi inchino davanti al re dei proverbi. Allora, mi faccio un attimo serio, ci facciamo un attimo serio. Si può per dire. No, seri, perché abbiamo saputo una notizia tristissima proprio mentre tornavamo in struttura. Purtroppo... Non è colpa mia. Lo so che non è colpa tua, ci mancherebbe altro. Purtroppo il giudice tutelare di Lello è scomparso, era fuori dall'Italia. È scomparsa, era fuori dall'Italia e ha avuto un malore improvviso. Devo andare di persona, gli devo dare le condoglianze lì direttamente. Come fai a dare le condoglianze? Non buttarle in cacciar, finiamo prima la parte seria, quindi siamo vicini ai familiari e a tutte le persone che le hanno voluto bene, anche perché era un professionista capace e una donna particolarmente sensibile, e questo è stato un'arma in più. Dall'inizio, da quando il giudice ha seguito la vicenda di Lello. Quindi io personalmente sono molto rammaricato di questa notizia presa mentre tornavamo in struttura, ma come si dice nei telegiornali che si rispettano, voltiamo decisamente pagina e partiamo dagli occhiali di Lello. I nuovi occhiali di Lello. Piuttosto sobri. Piuttosto sobri e quindi inaspettatamente sobri, però... diamo la notizia anche a Tino, perché Tino non lo sa. Ci siamo fermati in una stazione di servizio e abbiamo scoperto con nostro grande piacere che il titolare e altri della stazione di servizio sono tuoi grandi fan e seguono con grande attenzione non solo la tua vicenda ma anche Quinto Potere. E parlando del più e del meno... è venuto fuori qualcosa che ci ha lasciati senza parole. Esattamente. È giusto? Che ce n'è giusto? Masur Warret. Qui ce non è vero, ce non è giusto, cambia poco, Masur Warret comunque. Dicevamo... A te so long! Ti conosce bene chi è passato e ti ha fatto il gesto delle corna, perché e tu lui sei, è il capo contento. Sei effettivamente cornuto e contento. Da tu, quando la teen! Quindi sai qualcosa della bambolina che io non so? Che cosa? Mi stai dicendo che sono cornuto e contento, vuol dire che sei qualcosa la bambolina. La femmina vuole, la femmina non vuole, perciò dipende tu da io, dipende da te, voglio... Scusa, alzati un attimo gli occhiali. Ah dai! Così, vabbè. Detto questo, parlando del più e del meno, è venuto fuori che sarebbero onoratissimi di assumere Lello alla stazione di servizio. Sì, Tino. Non c'eri, tipo, è vero Lello? Sì, sì. Lo hanno questa detto. Questa grandissima faccia di... Sì. Come te! Sì, sì. Assumerebbero con immediatezza, anzi addirittura retrodatando l'assunzione, per quanta voglia avrebbero di dare un'opportunità a Lello, il nostro caro. Beh. Ah, io so caro! Sì, caro in quell'aspetto, sì, carissimo. Dico, il nostro caro inteso come affetto, Lello, in questa stazione di servizio a fare un po' il factotum vario, tenere pulito il piazzale, non è vero, tenere pulito il piazzale, accogliere i clienti, mettere l'acqua nei tergicristalli, gonfiare le ruote, insomma un po' il factotum della stazione di servizio, la battuta, la cosa. A me che la prova è la battuta che ho rosso di sera, il pelo cambia ma il vizio no, che cosa c'entra non lo sappiamo, ma noi ti stiamo vicini ugualmente. E dunque adesso dovremo parlare con l'amministratore di sostegno per capire come eventualmente si può combinare tutta la cosa. Prima poco fa che è meglio stog. Sì. E tu devi essere capace di andare a Bari e tornare da solo. Ehi, siamo dei pullman in cash, Addirittura sarebbero disposti per un periodo a fare da spola per portarlo a lavorare, fino a quando lui evidentemente non si ambienta e capisce quali mezzi bisogna prendere per arrivare sul luogo di lavoro. Dimmi Tino.
E quando Mario Luca si va a fare? Non capisco, no, non ha fatto. Hanno già categoricamente escluso qualsiasi tipo, anche perché ci sarà sicuramente un responsabile che terrà a bada il nostro Abbiamo però fatto uno strappo alla regola, possiamo dirlo, oggi lo abbiamo fatto, uno strappo alla regola, e alla stazione di servizio ha bevuto. Vabbè. Però lo sapevo che anche tu, Tino, tu sei un maledetto zizzannista, Quella birra l'ha potuta bere perché? Perché? Io non mi ha giocato. A zero. Cioè 0,0. E quindi oggi gliel'abbiamo consentito per il fatto che era l'onomastico di Giovanni. Ed è il motivo per cui l'onomastico era al primo video, l'onomastico all'ultimo video, e quindi Lello ha indosso la stessa maglietta. Contento della spesa? Di a Tino, chi ha pagato la spesa oggi? Ha giocato tutti gli cai. Ehi, ammia! No, ha fatto tutto lì con la sua scheda, ha pagato e io gli ho reso anche i 10 euro della maglietta. Ma che se mi sono lo resta, fatti come sa. Quindi è stata una giornata particolarmente impegnativa. Per me che non sta sciola, che ti filiamo anche la faccia come lo sei il cash. Per questi 5 minuti sto facendo dormire Giovanni in macchina. Ti prego, Tino, la diapositiva. Giovanni in macchina all'aria condizionata, altrimenti lo avremmo visto squagliarsi dal sole. Peccato, Giovanni. Lo so. Si è comportato bene, dai. È vero o non è vero? No. Si è comportato bene o no? Possiamo dire che si è comportato bene, quindi gli ho dedicato questi 5 minuti al fresco, che sembra però al fresco della macchina. Vuoi dire qualcosa? Vuoi chiudere? Che sono un po' fatica, è meglio! Allora, tu devi andare a lavorare per sentirti gratificato, quello è, giusto? Accenda giusto! Ma su diventerà il nuovo tormentone. È vero o non è vero? Ci non è vero? Masuru Arrete. E dal e mo cominciamo. Se è giusto, è vero, Masuru Arrete. Nuovo tormentone. Nuovo meme. Ma fai di Trimone? E dai, smettila, per cortesia. Beh. E come mai? Avrete delle grandi novità, e come mai? Ma io voglio la spocca non si persona. E lo conoscerai, ti assicuro. Ma c'è un gay, però dai. Non è quello il problema, è che è proprio... Ho chiamato a Sibus, ho chiamato a tre. No, tabacchino. A tre? Sì, con la T, il tabacchino. Per ora e solo per ora con il nostro amico Lello, che ha vissuto questa giornata bella piena e quasi... Saluta tu, dai, fai tu il saluto. Ma... Per ora. Solo per ora, quasi tutto, è stat miccia. È giusto? Ciao! È giusto? Accidio è giusto! Ma su, one rate, Tino, conviene andare, chiudere. Sì, perché la situazione sta lunga, diventando bollente.